Buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, con me qui a Modena, allo stadio Braglia, da dove vi sto parlando, Angelo Zela, Maurizio Sinopoli in regia in studio per questo appuntamento con 442 su Kiss Kiss Napoli, lunghissima serata dedicata ovviamente al Napoli su Kiss Kiss. Dopo di me alle 19 c'è Radio Gol dalle 19 alle 19.30 e poi da Kiss Kiss Napoli si passa a Kiss Kiss Italia dalle 19.30 in poi con Carmine Martino alla Radio Cronaca, il sottoscritto al commento tecnico per Carpi Napoli, per il prepartito ovviamente, poi per la Radio Cronaca della partita e poi per il post partita di questa sfida, quinta giornata di campionato che vede il Napoli impegnato qui in Emilia. Per il momento nello stadio praticamente ci siamo solo noi, siamo entrati in anticipo su tutti per iniziare subito questo filo diretto con i tifosi, oggi soltanto filo diretto telefonico perché sono appunto qui da Modena per parlare con i tifosi del Napoli e vivere insieme queste ore di vigilia per questa attesissima gara con il Carpi. Il Napoli ci arriva con l'entusiasmo di due straordinarie vittorie, 5-0 al Bru, 5-0 alla Lazio. Vediamo stasera che cosa succederà qui in uno stadio che sarà sì ovviamente un teatro, una partita esterna, però sarà uno stadio pieno di napoletani, li abbiamo già incontrati un po' fuori, eppure siamo arrivati con larghissimo anticipo qui al Braglia e chiaramente ne arriveranno tanti altri che sono soprattutto napoletani che vivono in queste zone, quindi ci sarà una fortissima rappresentanza di tifosi del Napoli sugli spalti qui allo stadio di Modena. Sapete tutti che il Carpi non gioca nel suo stadio, quello nel quale ha ottenuto la promozione, ma gioca nella vicinissima Modena. Lo stadio sarà questo per l'intera stagione, lo stadio della squadra allenata da Castori. Per quanto riguarda le formazioni, gli approfondimenti tecnico-tattici, ovviamente entreremo nel vivo tra non molto perché avremo più elementi per dire qualche cosa sul Carpi, ma soprattutto sul Napoli, anche perché del Napoli dobbiamo conservare, dobbiamo trascinarci dietro ancora qualche dubbio. Non sono stati svelati ieri nell'intervista esclusiva su Kiss Kiss Napoli dal tecnico Sarri, che ha detto ovviamente di voler fare tutte le scelte. Stando alle ultime dichiarazioni, nelle ultime conferenze stampa, dobbiamo dire che mi stupirei, non è da definire prevedibile un ampio turnover, non credo sia nella filosofia di Sarri, non credo sia il momento della stagione per attuarlo, quindi non immaginiamo un ampio turnover, quasi in blocco o se non in blocco confermata la difesa davanti a Reina, centrocampo potrebbe esserci solo il turno di riposo per Hamsik, ma usiamo ancora il condizionale perché si pensava addirittura che Hamsik non dovesse partire qui per Modena, invece è qui con il resto della squadra, ha recuperato regolarmente, quindi forse a scopo precauzionale potrebbe non iniziare, ma in quel caso andrà sicuramente in panchina. E vediamo che succede in avanti, dove un candidato serissimo alla maglia titolare, Mertens, che non ha giocato con la Lazio, poi vediamo le altre scelte quali saranno da parte del tecnico Sarri. Noi iniziamo con il filo diretto, vediamo con Dino che è il primo amico che interviene con noi. Buonasera Dino. Buonasera Paolo. Ciao Dino. Paolo, ti volevo fare una domanda. Prima domanda volevo fare una considerazione e volevo il tuo parere. Io credo che Gabriel possa essere la variante tattica del Napoli, mi spiego bene, per variante tattica intendo che quando entra Gabriel, se il cambio Cagliarone Gabriel può determinare un cambio di sistema di gioco dal 4-3 al 4-3-1-2. Nel senso che Insigne e Higuain sono quelli che possono giocare sia con il 4-3-3 che con il 4-3-1-2. Mentre invece uscendo Cagliarone, entrando Gabrielini si passa Insigne a fare il trequartista e poi ci sarebbero le due punte Gabrielini e Higuain. Quindi Gabrielini, quindi non lo vedo solo come dice Higuain nel 4-3-3, lo considero quasi una variante tattica, quello che può far cambiare il modulo. Tu cosa ne pensi di questa mia considerazione? Ti ringrazio e ti rispondo subito, Dino. Penso che sia corretta, anch'io penso che la chiave del cambio modulo risponda al nome di Gabbiadini, ovviamente a patto che non entri, come hai detto giustamente anche tu, al posto di Higuain come domenica scorsa. In quel caso non cambia, si continua ad andare avanti col 4-3, cambia invece se entra al posto di uno dei due esterni. Dovrebbe cambiare, anche perché dobbiamo ricordare che Gabbiadini qualche volta ha fatto l'esterno, soprattutto a destra, sia nel 4-3 della Samp di Mihajlovic l'anno scorso e anche qualche volta in nazionale, nella penultima partita della nazionale ha iniziato da titolare giocando largo a destra in un 4-3-3, però è chiaro che l'interpretazione del ruolo sarebbe diversa e quindi forse per far sì che veramente oramai giochino tutti nella loro posizione preferita, un eventuale ingresso di Gabbiadini al posto di un esterno, dici molto correttamente tu, è segnale di cambio modulo, è un automatico cambio modulo che potrebbe innescarsi. Addirittura questo può essere ipotizzato qualche volta ad inizio gara, nel senso che se qualche partita devono giocare insieme, per scelta ovviamente di Sarri, sia Higuain
che Gabbiadini, in quel caso Insigne potrebbe tornare a fare il trequartista. Tutto questo riferendoci solamente alle caratteristiche degli attaccanti, senza dimenticare però una notazione che facciamo un po' tutti, io la faccio da tempo, però la cosa più importante non è che la faccio io, che la facciano altri, ma che l'ha fatta Sarri, che anche la fase difensiva è migliorata molto per con il 4-3-3, perché si abbassano i due esterni e proteggono le due mezze ali e proteggono i due terzini, quindi c'è una copertura migliore del campo con il 4-1-4-1, no? Che è la fase passiva del 4-3-3, e quindi potrebbe esserci addirittura anche in presenza di Gabbiadini la decisione di andare avanti con il 4-3-3. Staremo a vedere quando appunto questo scenario si verificherà. Vediamo chi c'è in linea con noi adesso. Salvatore, buonasera. Salvatore, buonasera. Ascolta Paolo, io volevo fare una domanda di... però non lo so se è in grado di potermi rispondere. Vediamo, tu fai la domanda, io poi rispondo. È una cosa che ho saputo da parecchio, che è, diciamo, una domanda un po' delicata, un po' che... però sono curioso di sapere se sta cosa, sta voce che si è sparsa tempo fa, non lo so se lo vuoi sapere o no, ma è una voce che, diciamo, sì, è vero che Amsic ha dei grossi problemi in famiglia. Ma no, ti saluto, ti ringrazio per l'intervento, ti dico molto amichevolmente che evidentemente non è che segui molto il sottoscritto, perché sennò facevi un'altra domanda, devo dirti la verità. Non ti offendere se ti rispondo così, perché fare a me una domanda su un pettegolezzo familiare di Amsic significa non avermi mai seguito né in TV né in radio, perché uno, sinceramente non lo so, due, immaginatevi se io sapessi una cosa di questa se mi metto a parlarne in radio, ma sinceramente non lo so, non mi interessa, non mi vado a documentare sulla vita familiare dei calciatori, però insomma veramente non è una domanda alla quale, se per assurdo conoscessi, non la conosco, una cosa del genere, figuriamoci se mi metto a parlarne per radio. Quindi non è una domanda delicata, è una domanda, scusami che te la considero così, una domanda, lo dico per chiunque voglia farmi questo tipo di domande. Io rispondo veramente a tutto, ma sono veramente inutili, perché non parlerò mai di vita privata di un calciatore, è una mia scelta da qualche secolo che faccio questa professione, figuriamoci se la cambio oggi, non vedevo per quale motivo la dovevo cambiare oggi qui in questo bel pomeriggio modenese. Vediamo chi c'è in linea con noi. Francesco. Ciao Paolo, buongiorno. Senti, ciao Francesco, buonasera. Buonasera. Mi fa piacere che finalmente Mister l'ha capita, tra virgolette, perché è una persona di carattere. Passare dal 4-3-1-2 al 4-3-3, lì sono visti risultati, è visto il vero Napoli, e come tu dicevi prima anche la difesa è molto più protetta, e sì, il centrocampo, e poi abbiamo recuperato pure un Jorginho che non lo si vedeva da memore tempo, visto che con Benitez nel centrocampo a 2 soffriva tantissimo, infatti era stato anche paventata la sua sessione, alla fine però l'ha valorizzato, allora, Jorginho, dici, Jorginho? Sì, di Jorginho. Sì, Jorginho, sì. E quindi mi volevo sapere un attimino tu che ne pensi. Jorginho. Allora, Jorginho. No, io sono d'accordissimo, 4 dei 3 è proprio nelle corde di questa squadra. Per quanto riguarda Jorginho, dico che è un giocatore che a me è sempre piaciuto, è un giocatore che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà, che io non è che sto qui a difendere sempre Benitez, in parte dobbiamo dire attribuibili anche al fatto che Benitez metteva il centrocampo a 2, che non è proprio il sistema di gioco ideale, però lo stesso Benitez con lo stesso Jorginho l'ha messo il centrocampo a 2 negli ultimi 4 mesi della prima stagione napoletana ed è diventato titolare insieme a Hiller, hanno chiuso molto bene la stagione vincendo varie 6-7 partite di seguito, finale di Coppa Italia compresa, quindi aveva funzionato anche bene in quella posizione, quindi un po' sarà stato il modulo, un po' la stagione scorsa, un po' anche lui evidentemente ha avuto un anno di leggera involuzione che può essere normale per un giocatore giovane in un ruolo così delicato dal punto di vista della personalità, perché lì è un ruolo dove non basta saper giocare a calcio, molti calciatori in quel ruolo, non vado lontano per fare un esempio, vado a Napoli, parlo del Napoli, Valdifiori
è venuto fuori a 28-29 anni, quindi Jorginho ne ha molti di meno e quindi è un giocatore che deve crescere ed era secondo me anche fisiologico un anno difficile, quello della conferma lo scorso, ora quest'anno sta cercando di tirare fuori il meglio in un modulo, sono d'accordo con te, che esalta più le sue caratteristiche. Alessandro in diretta con noi, pronto, buonasera. Ciao Paolo, buonasera a te, sono Alessandro, complimenti per la trasmissione. Ciao, e per la serietà, grazie, professionale, grazie, che hai. Ti volevo chiedere una cosa, molto, però con estrema franchezza, perché penso che né io né tu ci beviamo più la situazione di Zuniga. Molto semplicemente, no, voglio dire, sappiamo Kelly che è rotto con la società. Questo calciatore penso che costa un po' di milioni di euro all'anno e mi pare che questo sia il terzo anno che sia fuori rosa. Ma vabbè, l'anno scorso proprio fuori rosa no, l'anno scorso è stato un po' a singhozzo la cosa. No, però, è stato a singhozzo, nel senso un periodo si era infortunato, poi è ritornato, aveva ricominciato a giocare, poi di nuovo si è rifatto male e non ha giocato il finale stagione. Però diciamo fuori rosa. Tu ci credi che si era fatto male, si è fatto male, altre cose? Come ancora adesso. No, l'anno scorso a un certo punto. No, queste cose qua noi non lo sappiamo. Finisco il concetto e poi ti lascio spazio agli altri. Sì. Cioè, l'unica persona, perché vi seguo dalla mattina alla sera, l'unica persona che praticamente ha avuto il coraggio di dire basta, non me la bevo più con questo fatto di Zuniga, è stato il suo collega Carlo Albino, che ha detto ormai non ha senso, allora che la società faccia chiarezza su questo benedetto fatto di Zuniga. Voglio dire, è rimasto ancora adesso, è rimasto a Napoli e ancora adesso sento dire che praticamente pure il buon Maurizio Carri dice che è fuori forma. Carlo, una cosa, ma si può essere seri col fatto di dire sentite ragazzi, questo non fa più parte della società sportiva Calcio Napoli, è un'altra persona, punto. Perché non viene fatta chiarezza su questa benedetta situazione? Ti abbraccio. Io non lo so, a livello di comunicazione. Grazie. Sì, grazie. Guarda, a livello di quello che chiedi tu praticamente sarebbe non una mezza dichiarazione, sarebbe una sorta di comunicato ufficiale che il Napoli dovrebbe fare su Zuniga, un giocatore che l'ultimo giorno era stato praticamente ceduto alla Sampdoria e molto probabilmente, poi è saltato l'affare Soriano, è saltato anche quello Zuniga, molto probabilmente il Napoli deve vendere questo giocatore a gennaio. Quindi io mi metto un attimo nei panni del Napoli, che secondo me avrebbe dovuto risolvere il problema, ma ora fare chiarezza con una dichiarazione che ci spiega tutto può essere controproducente per il mercato di gennaio, perché che cosa si fa? Si dice che professionalmente non si è comportato bene, oppure si dice che è infortunato e quindi non può giocare. Tutto quello che si dice andrebbe contro la possibilità di cederlo a gennaio e quindi direi che, visto che non si è detto nulla fino ad ora, ed è sbagliato non aver detto nulla in passato, mi riferisco soprattutto alla scorsa stagione, oramai mi sembrerebbe inutile dire qualche cosa solamente per pregiudicare la cessione a gennaio e portarci avanti questa vicenda fino alla scadenza del contratto di Zuniga, che sarebbe, se non vado errato, addirittura per un altro anno e mezzo a quel punto, e sarebbe veramente un po' troppo. Quindi io direi che a questo punto non dico che è meglio il silenzio, ma è d'obbligo in questo caso, mentre sarebbe stato giusto parlare tempo fa e più che parlare risolvere veramente con una mossa di mercato fatta in anticipo, senza ridursi all'ultimo giorno e poi vederla saltare perché è saltata Soriano, con una mossa di mercato fatta in anticipo trovare una soluzione. Non ci siamo riusciti, ora si va avanti con questa situazione che non credo si risolverà, lo escludo che si possa risolvere con un reintegro di Zuniga. Pubblicità, tra poco. Se poi quei 90 li riesce a riprodurre sempre, allora a quel punto davvero dobbiamo iniziare a fare delle valutazioni diverse, però diciamo non è il caso di farle adesso io sono molto concentrato su Carpi Napoli, che per quanto io mi auguri sia una partita uguale a quella con il Brugge e quella con la Lazio, no? In tutti i sensi proprio uguale, credo che sarà difficile che possa essere uguale, nel senso che mi auguro che Napoli comunque la vinca e la vinca bene, ovviamente, però credo che ci sarà una tipologia di gara diversa da dover affrontare comunque, e molto spesso ci sarà questa tipologia di gara diversa, e la grande squadra qual è, la grandissima squadra qual è quella che indipendentemente dall'avversario, dalla situazione, da tante altre contingenze che si vengono a creare di partita in partita, riesce a essere sempre uguale. E lì ti faccio l'esempio del Barcellona, del Bayern Monaco, che non te ne accorgi nemmeno se stanno giocando
giocando contro l'Atletico Madrid o il Bayer Leverkusen o contro l'ultima in classifica del campionato tedesco e del campionato spagnolo, loro giocano sempre uguale, ma in tutti i sensi, senza senso positivo che negativo, cioè più, certe volte è più facile giocare con quella forte e con quella piccola, invece loro giocano sempre uguale, hanno una loro identità bella, precisa, definita, e il Napoli su questo ci deve dare delle conferme che noi speriamo di avere appunto partita dopo partita. Grazie Alessandro. Francesco, in diretta con noi. Ciao Paolo, ciao, buonasera. Ciao, buonasera a te. Allora, ti complimenti perché adesso dopo un paio di settimane è diventato ancora più difficile prendere la linea. Ti ho chiamato 2-3 volte, ma adesso è proprio proibitivo. No, grazie, devo ringraziare tutti, mi dai l'occasione davvero per ringraziare tutti, perché sta andando molto bene, lo vediamo anche dai messaggi che arrivano, non oggi chiaramente, ma a partire da domani di nuovo potete anche scrivere i messaggi, oggi no perché ricordo a quelli che mi stanno seguendo da questo istante che siamo in diretta dalle 18, ma siamo ovviamente allo stadio Braglia di Modena, quindi in esterna, quindi sono qui con Angelo Zella che mi ha dotato di cuffia, ma sono allo stadio e quindi non ho tutta l'attrezzatura necessaria che abbiamo invece in sede per rispondere anche agli sms, che ne sono tanti come le telefonate, e ti ringrazio. Allora, io ti volevo fare una domanda a considerazione, quella che fanno un po' tutti, con, diciamo, tra virgolette, problema abbondanza Gabbiadini, perché sì. Io vedo che Gabbiadini, rispetto ad esempio al 4-3-3 che fa Conte, che mette quella punta pelle centrale, eccetera, e l'esterno però ci gioca Candreva, che sarebbe il nostro Galeone, dall'altro lato l'Insigne, sperando che prenda il solare. Io infatti vedo proprio che Gabbiadini questo sistema di gioco secondo me non riesce ad esprimersi, come ho detto prima, nel laterale destro. Quindi secondo te il giocatore può riuscire ad essere sempre e solo un sostituto di Higuaín? No, poi sì, ti rispondo. Qualche tempo fa mi dicesti che effettivamente Sarri non poteva fare il 4-3, non lo voleva fare per il problema di marcare il portatore di palla. Adesso che si abbassano e diventa 4-1-4-1. Per una testa Gabbiadini non lo può fare perché non fa la fascia come Galleon o come Insigne. Sì, oddio, non fa, ho capito, per qualche momento della partita la potrà fare, se la deve fare, l'ha fatta nella Samp, non ha le stesse attitudini, questo, su questo siamo tutti quanti d'accordo, però in qualche momento la può fare. Secondo me Gabbiadini, parliamoci molto chiaramente, è un giocatore molto forte, no? Però se vuole fare l'attaccante titolare in una grande squadra, l'attaccante, la prima punta in una grande squadra, deve capire che non potrà mai fare l'unico attaccante titolare di una grande squadra, perché la grande squadra avrà sempre in organico Morata piuttosto che Dzeko, piuttosto che Higuain, piuttosto che Icardi e tutti quelli, no, delle squadre forti che noi conosciamo, quindi fa più fatica ad essere titolare inamovibile. Allora, se vuole essere titolare inamovibile da punta centrale e deve scendere forse un passettino dietro a squadre di un leggermente di fascia inferiore, se invece vuole stare nella rosa di attaccanti importanti di una squadra con grandi ambizioni, come speriamo e crediamo possa essere il Napoli, allora qualche volta si adatta a destra, qualche volta gioca qualche minuto in meno. Questa è una scelta che poi devono fare ovviamente i calciatori alle prese con, quando vanno a verificare questa, non questo loro limite, questa loro caratura, ecco, quando uno capisce bene quali sono le sue possibilità. Antonio in diretta con noi, buonasera. Ciao carissimo, finalmente prendo la linea perché ti ascolto ben volentieri quasi tutti i giorni. E dunque, no, veramente pochissime considerazioni, tra l'altro mi sono collegato da poco perché ero in macchina e sto tornando, cerco di arrivare in tempo per la partita, sono pendolare. Allora, la prima considerazione. Dove è sei? A questo punto dove sei? Vediamo, facciamo una proiezione. Sulla Pretoria di Castellammare, un traffico assurdo, devo arrivare solo da Gerola. No, vabbè, ma ce la fai. Ce la fai, ma a Napoli devi arrivare. No, da Napoli, dal Cardarelli vado da Gerola. Torno a casa. Allora, a Gerola, vabbè, ce la fai. Ce la faccio, allora. In zona Cesarini, ma ce la fai. La prima considerazione è questa. Comunque in alternativa c'è la possibilità, ovviamente, Carmine Martini è sottoscritto in diretta su Kiss guarda, Italia. Quello sicuramente. Senti, la prima considerazione è questa. Secondo me hai detto quasi giusto quello con l'altro ascoltatore. Un'altra squadra che ha giocato 90 minuti all'altezza del Napoli e forse meglio è la Roma contro la Juve, se mi permetti. Secondo me è un tuo lapsus, perché non si può dire che la Roma contro la Juve, la seconda in gara di campionato, ha fatto una partita
straordinaria, sia come intensità sia come, però insomma era giusto una notazione così per dirti. No, 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 è vero, il Napoli ha giocato benissimo, però quella partita se l'hai vista non puoi dire che non è stata così. Non l'ho vista perché quella sera ho visto solo il primo tempo, chiaramente, perché quella sera poi c'era Napoli-Sampdoria, certo, quindi dopo il primo tempo. Siamo scesi per andare allo stadio. E la seconda è, hai visto Antonio Duvan? La pubblicità, vai alla conclusione, dimmi. Duvan fantastico, e poi niente, sì. Il fatto che anche i migliori come il nostro carissimo allenatore si è dovuto ricredere, perché con 4-3-3 evidentemente Higuaín pure funziona, tutto qua. Che diceva che su questo devo dirti la verità, che avevo avuto un poco di perplessità io su questa dichiarazione, nel senso che non sono riuscito a capire, per me i limiti sicuramente, e Sarri poi non è che l'ha spiegato un po', ma doveva spiegarlo, ovviamente non ha avuto tempo di spiegarlo di più, per me i limiti non avevo capito precisamente quale potesse essere la difficoltà di Higuaín come unica punta, isolato forse, sì ho capito, però mi sembra che arrivi la mezzala destra, arriva la mezzala sinistra, taglia l'esterno destro, taglia l'esterno sinistro, proprio isolato non è, e poi isolato qualche volta vediamo che cosa è capace di fare, gli uno contro uno e gli uno contro due, quindi non mi sembrava motivo di preoccupazione, diciamo che la prima partita, nelle prime due partite, perché anche col Brucia ha giocato bene, ma soprattutto quella con la Lazio, ci hanno detto che non c'è proprio da preoccuparsi, no? Se Higuaín resta là, è stata una preoccupazione eccessiva di Sarri, mettiamola giù così. Pubblicità, tra poco. Eccoci qui di nuovo in diretta dallo stadio Braglia di Modena, dove siamo in attesa della serata dedicata a Carpi Napoli. Saremo in Radio Cronaca su Kiss Italia, tra poco Radio Gol, ora 4-4-2 con il filo diretto con i tifosi, ma ci fermiamo un attimo col filo diretto, ma proprio pochissimo, perché abbiamo in studio da Napoli il collega amico Francesco Marciano che ci deve dare una notizia. Ciao Francesco, ciao, a te la linea. Ciao Paolo, grazie, scusate l'intrusione, ma è una notizia che aspettavamo tutti con grande trepidazione, notizia riguardante i biglietti per Napoli-Juventus. Da questo momento al via alla vendita biglietti, la vendita è aperta a tutti, perché si pensava ci fossero delle restrizioni per la vendita dei biglietti ai tifosi possessori della tessera, invece no, vendita aperta a tutti, chiuso il settore ospiti, i prezzi sono gli stessi applicati dalla società in occasione della gara con la Lazio, quindi gli stessi prezzi, andare sul sito e quindi avrete tutte le informazioni sul sito del Napoli, ci sono tutte le informazioni, comunque ufficiale Napoli-Juve con la vendita libera da questo momento al via alla vendita per Napoli-Juventus. A te Paolo, buon lavoro, ci sentiamo più tardi. Ciao, grazie Francesco, ci sentiamo più tardi durante Radio Gol. Importantissima notizia e buona notizia, perché chiaramente c'era stata, nel credo che siano importanti, non credo però, attenzione, che siano fondamentali, altrimenti sarebbe facile, si fa un modulo, quello è quello buono, quello è quello sbagliato, vince quello che fa quello buono, quello che fa quello sbagliato è cretino, che fa quello sbagliato e perde, no, ci sono tante altre componenti, la prima, la più importante di tutte secondo me, ricordiamocelo sempre, è quella tecnica, della somma della qualità tecnica dei calciatori, per qualità tecnica non intendo dire solamente come stoppano il pallone, come tirano, come dribblano, in generale la qualità proprio del giocatore, la forza fisica, la capacità di corsa, diciamo la scheda tecnica del calciatore, se tutte le schede tecniche sono tutte schede tecniche da 8, no? Cioè di ottimi calciatori come media nella valutazione nello screening delle loro caratteristiche, allora a quel punto siamo di fronte a una serie di buonissimi calciatori e quindi possiamo fare una grande squadra e quindi possiamo mettere mano poi al discorso tattico, al discorso fisico, al discorso psicologico, però la partenza secondo me è sempre dalla tecnica, più giocatori bravi ci sono, più è facile fare tutto il resto, qualsiasi modulo e qualsiasi tipo di atteggiamento filosofico, calcistico in campo. Intanto segnalo che iniziano ad arrivare, c'è un club Napoli Scampia che ha esposto già lo striscione, c'è il club Napoli Modena che ovviamente stasera gioca in casa, Luino, e sono i primi club Napoli che sono già entrati e nel settore alla nostra sinistra iniziano a sistemare gli striscioni. Vediamo chi c'è in linea con noi. Alessandro, pronto? Buonasera. Ciao Paolo, buonasera Forza Napoli. Ciao Paolo, buonasera Forza Napoli sempre. Ti volevo dire una cosa, una considerazione rispondendo al fatto della difficoltà di Higuaín, che praticamente qualche difficoltà la trova con Mertens, che lui è bravo a prendersi quei 15-20 metri che gli piacciono a lui di spazio. Insigne lo cerca dentro quei 15-20 metri, invece Mertens è più abituato a portare palle al rubargli, quindi lui ha più difficoltà con Mertens che con Insigne, solo per questo motivo qua ha qualche difficoltà.
noi Higuaín si trova molto meglio con Insigne, perché Insigne si ferma e cerca dentro lo spazio, invece Mertens va lui con la palla e gli ruba quei metri che lui riesce a guadagnarsi con quei movimenti che fa in attacco. Vabbè, questa è una valutazione che può avere qualche fondo di verità, però insomma anche Mertens, quando crea la superiorità saltando il primo e il secondo, chiaramente mette l'altro attaccante nelle condizioni di avere più spazio per ricevere palle. Insomma, secondo me noi con Mertens e Insigne siamo messi talmente bene che io non riesco a farla veramente la valutazione dove andiamo meglio e dove sì, forse nella fase passiva Insigne ti dà qualche cosa in più, ma nella fase attiva, pur essendo diversi, sono due straordinari calciatori. Va bene, ringraziamo Alessandro, ora abbiamo Gino in diretta con noi. Paolo, buonasera. Ciao, buonasera a te. Paolo, premetto che concordo quasi sempre su tutto ciò che dice, per cui secondo me sei uno dei pochi che capisce realmente di calcio. Ho un piccolo appunto da farti, mi fa piacere che te lo faccio, diciamo, in diretta. L'altra sera per televisione, la trasmissione dove tu diciamo sei ospite, hai detto una cosa che spero di aver frainteso, ecco, per quanto riguarda il discorso dei tifosi. Io non mi sento un tifoso di Serie B perché non vado allo stadio, e non perché non ho problemi economici, come giustamente dicevi tu, ma perché allo stadio non ci vado, perché a 48 anni quello che dovevo fare in passato l'ho fatto. Però ecco, il fatto che tu, almeno così mi era parso di capire, come se dicessi, chi non va allo stadio a parte 48 sei un mio coetaneo, 48, sì, perché non ci vai? Non ho capito, fammi capire. Io sono nutrizionista a 16 anni, sicuramente siamo al di là di queste situazioni che vabbè, no, dico, perché non ci vai a 48, fammi capire, perché non ci vai? Ma scusa, perché, ma tu allo stadio ci vai, vai in tribuna stampa e stai tranquillo. Io purtroppo, a parte che no, io ci andrei, guarda, credimi, io lo so che non c'è la controprova perché per il momento mi fanno ancora lavorare, ma nel giorno in cui tutti decidono di non farmi lavorare più, mi vedete allo stadio tranquillo, guarda, veramente. Dice tu, ma ci vado lo stesso. Ti faccio una considerazione adesso simpatica. Però mica sto, mica ho criticato. No, critica no. Parlavamo di parlare. Ma io non ho criticato, ho detto quello che farei. Guarda, io l'altra la sera ho detto quello che farei io, cioè io ci andrei anche se non mi piace il presidente, se non mi piace l'allenatore, se non mi piace la squadra, perché mi piace molto la visione del tifoso inglese, e ne vedo settantenni e non quarantottenni come te, che sono sugli spalti, freddo, gelo, loro squadra ultima in classifica, il presidente che si vende tutti i migliori giocatori, c'è una condizione molto peggiore ancora della nostra, eppure ci vanno. E a me piace quel tipo di mentalità da tifoso, dopodiché tutte le altre sono rispettabilissime, perché carità, mica ho detto di no. No, io ho frainteso, piccolo, fatto la prevista, ecco, diciamo, no, che ma mica io disprezzo, perdonami, 40.000 posti, non è che 40.000 che vanno allo stadio, il resto che stanno fuori sono tifosi di seconda fascia, ecco, questo dice. No, non sono di seconda fascia, io ho detto solamente come farei io, poi tutto rispettabile. Non avevo capito questo, che mi piace passaggio. Mi può darsi pure che mi piace di più, tanto per precisare ancora ulteriormente, quello che va a, se la vede a casa, però in quell'ora e mezza soffre come una bestia perché è tifoso, bravo, piuttosto bravo, di quello che va allo stadio, però semmai fischia dopo 3 minuti, quindi lì mi piace più. Io sono per i distingui, hai capito? Non metto tutti in un calderone. Tutto a posto. Ci siamo capiti. Forza Napoli. Grazie. Ci abbiamo un'altra, Ivano, ciao, buonasera. Ciao Paolo, buonasera. Buonasera, ciao Ivano, ciao. Allora, per quello che riguarda i tifosi di seconda fascia, esistono i tifosi di seconda fascia, sono quelli che si attaccano al carro dei vincitori quando il Napoli va bene, e non appena il Napoli invece ha qualche defezione sono pronti a criticare, a sparare a zero sulla società, sul presidente. Guarda, ti posso dire una cosa, Ivano, una cosa velocissima. Una cosa velocissima ti dico, io qui ora non voglio fare queste classifiche, prima, seconda e terza fascia di tifosi, però allo stesso tempo nessuno mi venga a dire che in tutte le categorie, e mettiamo la categoria dei tifosi, siamo tutti quanti uguali solo perché siamo tifosi. C'è chi ha una passione folle, chi non ce la fa stare senza il Napoli, chi ce l'ha più mitigata, chi ce l'ha così, qualche volta sì e qualche volta no. Cioè, insomma, se esistono, no, delle differenze, non possiamo. Io incontro tanta gente per strada, no? C'è quello che lo incontri e ti rendi conto che ha visto tutte le trasmissioni, ha sentito tutti i programmi radiofonici, va tutte le domeniche allo stadio, potendo andrebbe a vedere tutti gli allenamenti, e ci sta quello lì che invece qualche volta se la va a vedere, qualche volta il weekend va fuori, e non sono uguali certamente, no, questi due, eppure sono tutti e due tifosi del Napoli. Non ne faccio un discorso di ma non possiamo criticare, ognuno è libero di fare il tifoso invece, come certo, ognuno è libero di fare il tifoso come crede. Io ho detto una mia opinione, sì. La mia opinione è quella che, a prescindere da quante partite si vedano,
secondo me tifare quando si vince, quando si va bene, quando le cose vanno male, sì, abbandonare non è da tifoso, perché in realtà è il tifoso. Ma quello che ti dicevo prima, l'esempio dell'inglese, l'inglese che retrocede sta lì ad applaudire perché è tifoso di quella squadra. Ma di fede nel tifo, la fede è proprio quello, non credere in qualcosa che oggettivamente a volte sembra sfuggevole. Poi per quello che riguarda invece il discorso di Higuaín, per tornare al tema tattico che più ti, forse più ti compete, forse più ti piace. Ho la pubblicità, che, chiudi Ivano, sì. Sì, io credo che Sarri intendesse dire che quando gioca con il 4-3-3, sicuramente in fase difensiva, i due esterni vanno ad aiutare le due mezzali, anche perché dal lato di Amsic si è visto che un pochino di difficoltà c'era quando c'era il 4-3-1-2, quindi Higuaín resta più solo nella parte difensiva, nella quale lui di solito... Non credo si riferisse, no. No, nella difensiva no, perché c'era lui deve... No, vabbè, ma lì non fa niente, lui deve rimanere l'unico lì, lui 4-1-4-1, lui rimane lì da una mano, ma è chiaro che ci sono le due mezze ali che vengono ad accorciare, no? Allan e Amsic, diciamo, se vogliamo parlare dei titolari, quindi non credo che sia nemmeno questa la spiegazione. Va bene, ti ringrazio molto. Pubblicità. 4-4-2 in diretta dallo stadio Braglia di Modena con Angelo Zella al mio fianco, Maurizio Sinopoli in studio, ultimi minuti di 4-4-2, poi subito sempre su Kiss Kiss Napoli Radio Gol, poi dal 19.30 su Kiss Kiss Italia iniziamo con il prepartita, poi la radiocronaca di Carmine Martino con il mio commento tecnico su Carpi Napoli. Raffaele in diretta con noi, buonasera. Buonasera. Ciao Paolo. Ciao, buonasera. Buonasera. Ciao, buonasera Raffaele. Io sono da settimane che cerco di prendere la linea, soprattutto con te, perché seguo sempre le tue trasmissioni, le tue tattiche, perché a me quello che mi piace è vedere alla fine il calcio giocato e non quello parlato, che si fanno tante chiacchiere. Noi ci siamo conosciuti tempo fa. Allora noi dobbiamo parlare del calcio giocato, diciamo così. ecco. E non di tutto quello che è stato a contorno, che è diventato quasi l'argomento principale, e mi trovi completamente d'accordo. E io ho chiamato per questo, perché le mie trasmissioni, ma di cose esterne alla società che non gli vanno bene, perché non hanno ottenuto la loro cosa. Noi siamo su, devono farsi fuori, non comunicano, la gente allo stadio la allontanano loro. Non perché il Napoli vince, ti ringrazio Raffaele. I tifosi vanno allo stadio. Grazie Raffaele. Ti ringrazio per il tuo intervento. Abbiamo pochissimi minuti per concludere questa puntata con un ultimo intervento telefonico che possiamo accettare sempre al 546-6873 e poi andiamo a chiudere e passiamo a Radio Gol. Ovviamente qui non si censura nessuno, però è una cosa troppo semplice quella che sto per dire, ma la devo dire perché è giusto dirla. È impossibile pensare che si metta a fare la polemica con nomi di persone che conosciamo da 30 anni, poi uno può condividere, non condividere, però insomma, per quanto mi riguarda, se io non condivido qualche cosa delle persone che l'amico che ha telefonato ha menzionato, ho l'opportunità di farlo all'interno di trasmissioni televisive dove sono anche loro presenti, non certamente lo posso fare in questo momento dove sto da solo facendo un filo diretto con i tifosi, è estremamente inopportuno e quindi preferisco che non vengano fatti nomi in questi contesti. Ovviamente vi ricordo la lunga serata qui su Kiss Kiss Napoli che va avanti tra pochissimi minuti dopo 4-4-2 con Radio Gol. Poi andiamo dalle 19.30 Radio Goli, dove interverrà anche Carmine Martino, che è qui vicino a me, con Angelo Zella, dallo stadio Braglia di Modena. Poi interverrò anch'io in Radio Goli. Sì, stiamo proprio per chiudere la trasmissione, mi dicono la regia di Napoli. Ricordo solamente che poi alle 19.30 bisogna spostarsi da Kiss Kiss Napoli su Kiss Kiss Italia, perché partiamo con il prepartita e poi ovviamente con la radiocronaca di Carmine Martino e il mio commento tecnico su Carpi Napoli. Quindi niente, ci sentiamo tra pochissimo. Per quanto riguarda questo appuntamento, io vi rimando a domani dagli studi di Kiss Kiss Napoli.